Signor Vescovo, lei ha scritto una lettera pastorale in occasione della festività di San Giuseppe. Quale esempio ci può offrire la figura di Giuseppe come società di oggi? Guardando al Nuovo Testamento scopriamo Giuseppe come un personaggio nell'ombra, si potrebbe dire nella seconda, nella terza fila, ma poi Giuseppe viene descritto come uomo giusto, un titolo che viene attribuito a pochissime persone all'interno dell'Antico e del Nuovo Testamento. L'uomo giusto. Un uomo integro, affidabile, presente. E proprio a questo uomo umile e giusto viene affidato, per così dire, la perla di tutta la storia della salvezza, il bambino e sua madre. Giuseppe nel Vangelo non parla e nello stesso momento è un personaggio molto presente. È una persona che fa, che si mette a disposizione. E in questo Giuseppe diventa un grande esempio. E proprio per questo Giuseppe è diventato patrono di tutta la Chiesa, il custode, colui che ha custodito la persona di Gesù e la persona di Maria. Oggi ha il compito di custodire, di accompagnare tutta la Chiesa. Giuseppe come patrono della Chiesa universale, ma nella sua lettera pastorale lei parla anche, o ci invita ad affidarci a Giuseppe come patrono in molti ambiti della vita attuale e quotidiana. E proprio questi ambiti possono esprimere anche l'importanza di questo personaggio biblico. Giuseppe, come abbiamo già detto, patrono della Chiesa universale, ma poi anche patrono della famiglia, del matrimonio. Poi volevo sottolineare soprattutto anche patrono contro la violenza delle donne. È una vergogna quello che sta succedendo. Giuseppe, il custode, colui che appoggia Maria, anche se non capisce il grande mistero di Maria. Poi Giuseppe come patrono degli uomini, degli sposi, dei papà. Giuseppe come il patrono dei lavoratori, ma poi anche il patrono per una buona morte. Quanto è importante accompagnare i moribondi. Papa Francesco probabilmente direbbe non scartarli, non dimenticarli. Poi San Giuseppe come patrono della nostra terra e San Giuseppe anche, e questo riprendo dalla lettera apostolica di Papa Francesco, come patrono in questo periodo doloroso e anche faticoso del coronavirus. Giuseppe, il custode, un bellissimo, sì, una bellissima immagine che ci aiuta a riscoprire quanto sia importante per tutti noi essere presenti e dare il proprio contributo. In occasione di questa festività e in allegato alla sua lettera pastorale, lei lancia anche una proposta alla politica e alla società locale. Ce la può spiegare? È una proposta, certamente non spetta né a me né alla nostra diocesi di portare avanti questa proposta, ma posso farla e penso anche che sia una proposta valida e anche sensata. Parto, dal presupposto che in Italia ogni comune politico ha il diritto di scegliere la festa patronale come una festa pubblica civile. Per esempio a Roma il 29 di giugno la solennità di Pietro e Paolo, a Firenze, Genova, Torino il 24 di giugno, San Giovanni Battista, pensiamo alla vicina Trento il 26 giugno, San Vigilio o a Napoli il 19 settembre, San Gennaro. Da noi,
il Consiglio provinciale e anche la Giunta provinciale hanno scelto il lunedì di Pentecoste come la nostra festa patronale altoatesina. Sarebbe possibile cambiare questa festività e introdurre la festività pubblica del 19 marzo, San Giuseppe, che è il patrono della nostra terra. Come giustificazione, direi anche ecclesiale, porto il fatto che dopo il Concilio Vaticano II, il lunedì di Pentecoste nel calendario liturgico della Chiesa non esiste più. Il periodo pasquale termina con la solennità di Pentecoste, con la domenica di Pentecoste. E perché faccio questa proposta? Perché sono convinto che non abbiamo bisogno di più giorni liberi, soltanto liberi, ma abbiamo bisogno della domenica e delle nostre festività. E per questo faccio questa proposta, che ritengo una proposta possibile, fattibile, ma anche sensata. E tutto il resto non spetta a decidere, non spetta né a me né alla nostra diocesi. Sono un po' curioso se questa proposta viene accettata o portata avanti. Ad ogni modo sarebbe una festa patronale radicata nel territorio e direi anche con un grande significato ecclesiale, ma anche storico. È una festa che risale al 1700 e quindi insomma ha una così grande tradizione. E sarebbe proprio la festa patronale, no? E corrisponderebbe anche alla legge italiana. E poi con questa decisione comunque non si tolgono giorni di festa o giorni liberi a nessuno? Proprio a nessuno, perché anche questo è importante, una festa civile, ma anche una festa religiosa, è sempre una festività per tutti i cittadini, per tutte le cittadine. Che sia chiaro, non viene tolto niente a nessuno, sarebbe soltanto questo tentativo di spostare una festività, e penso che sia una decisione sensata. Che soprattutto nell'anno speciale dedicato a San Giuseppe è sicuramente il momento giusto. Proprio per questo faccio questa proposta. Grazie molte. Grazie.